presi i pendolari delle rapine in banca, sgominata dai carabinieri una banda di siciliani responsabili di due colpi messi a segno a Massa e Lunata. Avevano anche picchiato i dipendenti degli istituti di credito. Cresce il turismo straniero in Versilia, primo bilancio della stagione che comunque non è all'altezza degli anni precedenti. Due nuovi cancelli sul fosso in città li ha installati il consorzio di bonifica in piazza Cittadella per evitare accessi di persone non autorizzate. Una domenica britannica si è chiusa a Barga la settimana scozzese tra musica, balli e prodotti tipici. Lo sport lucchese face off ma può crescere a Borgo Sesia e i rossoneri calano alla distanza denotando una condizione fisica non al top. Bene i due centrali Benassi e Visibelli, il derby con Realforte si gioca a Camaiore. Basketball Club Lucca, buon test con Empoli, nonostante la sconfitta di misura con la USE, la squadra palesa discreti progressi, genovese Vico e Kuscev le certezze, prossimo impegno il trofeo Scali a Piombino. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura la cronaca con l'operazione dei carabinieri che ha assicurato alla giustizia tre pericolosi malviventi, erano dei pendolari della rapina e avevano messo a segno due colpi in banca a Massa, in provincia di Massa Carrara, e a Lunata nel comune di Capannori, due colpi particolarmente violenti. Sentiamo il servizio di Luigi Casentini. Queste sono le drammatiche immagini delle telecamere di videosorveglianza che immortalano l'aggressione ad uno dei dipendenti della filiale di Marina di Massa del Monte dei Paschi durante la rapina del luglio scorso ad opera della stessa banda che mise a segno un analogo colpo alla filiale di Lunata della Cassa di Risparmio di Volterra in aprile. Da quella prima rapina i carabinieri del Comando Provinciale di Lucca avviarono le indagini che hanno portato all'arresto di tre persone ritenute responsabili di entrambi i colpi. A finire in manette una banda di malviventi pendolari provenienti dalla Sicilia che giungevano in Toscana appositamente, spesso effettuando accurati sopralluoghi e facendo base a Massa. L'operazione, condotta dal nucleo investigativo del Comando di Lucca e coordinata dalla Procura lucchese, si è avvalsa della collaborazione del Comando Carabinieri di Catania. Nella mattinata di martedì sono state dunque notificate le procedure di arresto per Giuseppe Cosentino, 57 anni, il figlio Glauco, di 26, e per Giuseppe Iuppa, 47, mentre gli investigatori stanno ancora ricercando gli altri due membri della banda. Un modus operandi particolarmente efferato e con violenze spesso gratuite, contro cui la risposta dello Stato è stata immediata, come ribadito più volte in conferenza stampa dal procuratore Pietro Sucan. Ciò che ha colpito il mio ufficio è la violenza fisica che è stata esplicitata nei confronti dei dipendenti della banca, che ci ha determinato ulteriormente ad intensificare al massimo le indagini coordinate attraverso l'impiego dei carabinieri di Lucca e anche quelli di Catania. Quindi questa sinergia ha prodotto un ottimo risultato, la risposta con forza dello Stato democratico avverso questa violenza inaudita. Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha inviato una lettera al neo ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, che si è insediata proprio in questi giorni per chiedere in tempi brevi un incontro sul progetto degli assi viari. L'intenzione di Menesini è quella di ribadire al Ministero che il progetto ANAS può essere migliorato grazie alle varie richieste di modifica emerse dall'inchiesta pubblica, dalle indicazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e soprattutto dagli enti interessati. Cambiamo argomento, ci spostiamo in Versilia per un primo bilancio della stagione turistica, si parla non soltanto di arrivi ma anche di lavoro nero. Sentiamo Silvia Toniolo. Lo stato di salute del turismo non si misura solo sul numero di arrivi e presenze. C'è una zona d'ombra fatta di svariate professionalità che non si vedono, ma che costituiscono lo zoccolo duro del settore. In Versilia, come denunciano puntualmente i sindacati, quello del lavoro mal pagato e abusato è una costante della stagione estiva. Lo conferma anche il numero uno di Federalberghi in Toscana, Paolo Corchia. Io credo che il fenomeno sia soprattutto diffuso in quella vasta area di abusivismo, di centinaia e centinaia di offerte ricettive
che addirittura non neppure si preoccupano del codice identificativo che la Regione Toscana ha imposto e che poi anche lo stesso Ministero del Turismo ha adottato. Lì credo che veramente proliferi non solo l'evasione fiscale ma anche il lavoro a nero. Le Airbnb sono 1300 e queste bene o male sono dichiarate, poi abbiamo moltissime situazioni di affitti al nero brevi, appunto fuori norma, e in cui questo fenomeno è sicuramente molto molto diffuso. Insomma, non voglio difendere in maniera corporativa gli alberghi, ci possono essere anche da noi qualche eccezione, ma in genere, come le dicevo, anche per una questione di controlli molto seri, questo è raro che succeda. Non solo contrasto all'abusivismo, ma anche necessità di riqualificare le strutture alberghiere per rilanciare il turismo versiliese. E molte strutture abbiano sicuramente un bisogno di riqualificazione, per cui sarebbe necessario favorire sia dal punto di vista burocratico sia dal punto di vista dei finanziamenti un rilancio delle strutture alberghiere in Versilia. Poi è chiaro, invece, ci sono punte di lusso che reggono benissimo, ma anche a livello 4 e 3 stelle che reggono benissimo quella che è la domanda internazionale e nazionale. C'è un'arte dell'ospitalità che bene o male ormai è radicata in Versilia, che ancora continua a fare la nostra fortuna. Il bilancio della stagione che si sta chiudendo non è all'altezza degli anni passati, complice il meteo, ma la scusa non regge più. Il settore risente del sostanziale cambio di abitudine degli italiani che vanno in vacanza, soggiorni sempre più brevi da queste parti, mentre per le ferie più lunghe si sceglie l'estero. Bisogna dire che si sono riaperti i mercati chiusi per la questione del terrorismo, se pensiamo all'Egitto, alla Turchia, al Maghreb. Il ceto medio è presente, nel senso che anche dal punto di vista culturale ha cambiato le abitudini, non concentra più solo su agosto la permanenza, ma preferisce farlo in diversi periodi, fare magari un weekend lungo, poi venire per una settimana. Forte dei Marmi, secondo Corchia, è l'emblema di un turismo che sta cambiando verso una sempre maggiore internazionalità. Credo che le percentuali siano 60-40, che se me l'avessero detto solo 10 anni fa non ci avrei creduto. 60% di clientela internazionale e un 40% di clientela nazionale. Adesso andiamo in centro storico a Lucca per un intervento del consorzio di bonifica sul condotto pubblico, due nuovi cancelli a protezione del fosso, ma proprio accanto c'è un danno, un muretto sfondato. Sentiamo ancora Luigi Casentini. Nei giorni scorsi gli operai del consorzio di bonifica hanno posizionato due nuovi cancelli sul condotto pubblico nella zona di Piazza Cittadella. L'obiettivo del consorzio è quello di proseguire nell'impegno per il pieno recupero della bellezza del tratto cittadino del fosso e per evitare accessi di persone non autorizzate sulle sponde e conseguentemente per mettere in sicurezza un'area di pregio e di rilievo storico ambientale. Le cancellate sono state realizzate direttamente dalle maestranze del consorzio nell'officina interna e quindi in economia. Le opere sono in ferro e alluminio con finitura grezza, realizzate seguendo i criteri rispondenti ad uno stile antico e storico. Accanto a questo importante intervento di messa in sicurezza, va però evidenziato il danno subito dal muretto in mattoni, provocato probabilmente da un'auto in manovra che ha sfondato il parapetto aprendo una breccia di circa un metro e che lo stesso consorzio, che ha la competenza anche della manutenzione dei muretti del fosso, dovrà al più presto sistemare. Nei giorni scorsi vi abbiamo fornito i dati allarmanti che sono stati comunicati dalla CISL per quanto riguarda il fenomeno delle molestie nei confronti delle donne sui luoghi di lavoro, dati che sono stati ribaditi nel corso del convegno promosso dalla CISL alla Cassa Edile di Lucca. È un quadro difficile quello che è emerso dal convegno promosso dalla CISL Toscana Nord sul tema Donne e Lavoro 4.0, svoltosi nella sede della Cassa Edile di Lucca. L'incontro ha evidenziato le difficoltà specifiche che ancora devono affrontare le donne nel corso dell'attività lavorativa. In particolare, dopo gli interventi introduttivi, l'operatrice della Fisascat CISL, Giada Bellandi, ha illustrato i risultati di un questionario al quale ha risposto un campione di donne delle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Argomenti trattati: la difficoltà di conciliare tempi di lavoro e tempi da dedicare alla famiglia, le pari opportunità e le molestie. E su quest'ultimo punto il dato può definirsi allarmante.
È emerso che come conciliare vita lavoro la maggior parte delle donne dichiara che non riesce o che comunque ha difficoltà con, attraverso i part-time. E per le pari opportunità che non c'è consapevolezza o molta poca da parte dei colleghi maschi sulle esigenze delle donne lavoratrici e che comunque le donne hanno molte difficoltà a conciliare la carriera con la vita sociale. E per quanto riguarda le molestie, un dato che secondo me è molto allarmante è che su un panorama di 300 donne il 20% dichiara di aver subito delle molestie sul luogo di lavoro, più o meno una donna su un 5, e questo è un dato che ci fa molto pensare. L'incontro promosso dalla CISL aveva anche lo scopo di avviare un progetto organico mirato ad una maggiore flessibilità contrattuale per la donna lavoratrice. A chiudere i lavori è stato il segretario generale della CISL Toscana Nord, Massimo Bani. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha ricevuto martedì il veterano Ivan Houston della 92esima divisione Buffalo, che liberò Lucca nel settembre del 1944 dall'occupazione tedesca. Giovedì 12 settembre alle 20.45 in San Micheletto è prevista la proiezione del suo documentario With One Tied End, con una mano legata. Houston vive a Los Angeles, ha 94 anni ed è uno degli ultimi protagonisti diretti della campagna d'Italia del 44 e in particolare della liberazione di Lucca, città a cui è rimasto fortemente legato, tanto da tornare spesso per rinnovare la memoria di quella impresa. E adesso parliamo dell'incontro che c'è stato nella sede della Cassa di Risparmio in piazza San Giusto tra il Banco BPM e la fondazione che si occupa della ricerca sul cancro. Si è tenuto nella storica sede della Cassa di Risparmio di piazza San Giusto l'incontro con i protagonisti della partnership quinquennale firmata nel maggio scorso da Banco BPM e Fondazione AIRC. Da un lato ricercatori e volontari di AIRC, dall'altro dipendenti e clienti di Banco BPM, tutti consapevoli del ruolo che insieme, a livello territoriale e nazionale, possono avere nel rendere il cancro sempre più curabile. Si trattava questa della seconda tappa di un tour che nei prossimi mesi attraverserà l'Italia. Noi siamo la banca del territorio, soprattutto su Lucca ma in tutta la Toscana, e sulla base di questo abbiamo anche dei doveri morali nel sostenere chi fa ricerca, e quindi dobbiamo anche un dovere di ritornare sul territorio quello che è l'attività principale nostra, e quindi noi sosteniamo le famiglie, le imprese, e quindi ci sembra importante cercare di sostenere anche chi fa ricerca e naturalmente che magari sopperisce anche quello che purtroppo lo Stato non riesce a fare direttamente. La partnership avrà valore aggiunto in ambiti strategici per la missione di Fondazione AIRC. Attraverso i grandi eventi di raccolta fondi, Banco BPM contribuirà a sostenere la ricerca sui tumori femminili e sui tumori pediatrici, oltre alla formazione e alla specializzazione dei giovani talenti dell'oncologia italiana. Le sedi di BPM saranno inoltre punti di riferimento per la divulgazione dell'attività della Fondazione. Nel corso di tutto l'anno, sia nelle manifestazioni nazionali di AIRC che anche in qualunque altro momento, tutti gli sportelli della banca diventeranno un luogo di raccolta fondi e un luogo di diffusione dell'informazione su come prevenire il cancro, oltre che di rendicontazione degli investimenti in ricerca che AIRC fa, e saranno sportelli aperti per queste attività. Quindi una domenica dal clima britannico e non poteva essere diversamente ha chiuso la settimana scozzese a Barga. Luca Galeotti. Domenica scorsa, in una giornata meteorologicamente parlando più britannica che barghigiana, si è conclusa la settimana scozzese. Tra gli eventi indimenticabili, intanto le performance dei partecipanti alla scuola di canto, danza e musica scozzese diretta da Hamish Moore. In tal senso davvero speciale un evento tradizionale che ha reso unica la settimana, perché infatti nella stessa Scozia in pochi ormai conoscono questa tradizione. Si tratta dello Walking of the Tweed, antica lavorazione del tweed come la si faceva una volta, che ormai viene riproposto solo nelle isole Ebridi esterne. Il Walking of the Tweed prevede un particolare rito di lavorazione accompagnato dalla voce, dal ritmo e dal canto.
Il tweed è un tessuto di lana a trama larga, a due o più colori intrecciati, tipico della Scozia, e durante la settimana scozzese i famosi tessitori Jimmy Hutchinson ed Erica Craig hanno portato a Barga alcune stoffe con i colori scelti per rappresentare Barga, con ben 13 campionature diverse. Sarà ora la sindaca Campania a scegliere quale diverrà il disegno ideale, che in inverno, tessuto a mano, diverrà il tweed di Barga, unico nel suo genere. Per Sonia Ercolini, una delle principali organizzatrici, tutti gli eventi in programma sono stati comunque importanti. Non posso dire cosa mi è piaciuto più perché mi è piaciuto tutto, cioè tutto l'insieme, tutte le persone che sono venute qui da noi, che si sono proposti, che veramente vedi la gioia, anche la volontà di partecipare a questa festa, quindi io direi è stato bello tutto. La conclusione, come detto, domenica 8 settembre, l'atmosfera scozzese è stata garantita da diverse iniziative. Assaggi di dolci tipici, un piper in giro per le vie di Barga ed anche la Scottish Dance Trip, danza scozzese con animazione a cura del Circolo di Lucca della Società di Danza. E adesso, dopo Barga, è tempo di volare in Scozia. La prossima settimana andrò in Scozia, io spero che sia un momento anche per intensificare i rapporti con il nostro paese, con i nostri Bargo esteri, che questo possa portare anche, sia l'inizio di un percorso e possa portare anche ad un incremento di quella che sarà la settimana scozzese del prossimo anno. E buon viaggio quindi alla sindaco di Barga, Caterina Campani. È tutto per la prima parte del TG, ora c'è la pubblicità, poi lo sport.